Sicuro che qui non ci sia nessuno, Riccardo? Sicuro. Ma se dobbiamo parlare del gruppo, perché non chiamiamo gli altri? Come perché? Perché tu sei il mio migliore amico e ho bisogno di sapere. Voglio parlare con te prima di farlo con Gustavo e Luciano. Gustavo e Luciano? E Aran? Ecco, proprio di lui volevo parlarti, infatti. Aran da troppo tempo si comporta da traditore e usa le tigri per fare quello che vuole. Sì, è vero, hai ragione. A volte invece di sembrare un leader, sembra la prima donna del gruppo. Esatto. Non so in quale strano meccanismo mentale si sia intrappolato, però tu ed io siamo i fondatori di questo gruppo insieme a Victor, quindi dobbiamo bloccare questa situazione. Che vuoi dire con questo? Bene, c'è bisogno di riorganizzare le tigri perché il gruppo ritorni quello che era prima. Dobbiamo convincere Victor a tornare con noi. Conclusione? Vuoi cacciare Aran dalle tigri? Sì, credo che sia la cosa più conveniente, amico. Che ne dici? Conto su di te. Era questo il piano che stava architettando Jorge. Che illuso. Peccato che quando lo dirò a Aran, quello che sarà cacciato sarai tu, tesorino. Ciao! Che cosa? Per favore, mantieniti a 10 metri di distanza. Mi rovini l'immagine davanti alle telecamere. Respira, Ross. È un sacrificio, ma ne vale la pena. O almeno spero. Te ne vai o no? Hai sentito? O è troppo grasso nelle orecchie? Stammi a sentire, non sono venuta per litigare. Volevo dirti una cosa molto importante. Carina, se vuoi che ti capisca, parla nella mia lingua perché non lo capisco il tuo dialetto. Va bene, d'accordo. Sono venuta per chiederti di fare pace una volta per tutte e di smetterla di litigare. Torniamo ad essere amiche come una volta. Amiche? Io amica tua? Sei proprio fuori strada, tesoro. Io preferisco restare solo al mondo piuttosto che avere un'amica come te. Ok, basta, stai esagerando. Senti, non sono venuta a chiedere di esserti amica o di starti appiccicata tutto il giorno. Vorrei solo che la piantassimo con le liti. Bene, va bene. Non mi va di parlare neanche di litigare, quindi d'accordo. Hai visto che non sei una vipera come tutti pensano. Beh, almeno in fondo non sei proprio così cattiva. Quindi volevo approfittarne per chiederti un'altra cosa. Senti, io non ti darò né vestiti, né soldi, né mi farò foto con nessuno, hai capito? Guarda che non voglio niente di tutto questo. Vorrei soltanto... Basta, se... parla! Non ho tempo da perdere. Beh, vorrei entrare nel tuo gruppo e diventare una duchessa come voi. Non ci credo. Ma sei impazzita. Tu, una duchessa. Diamo il benvenuto alla meravigliosa Candy! Beh, grazie per la presentazione, Hendrik. Spero che a tutti piaccia questa canzone. Ma certo! E ricorda che tutti siamo innamorati della tua bella voce. Grazie, però ho in serbo una sorpresa. Ah sì? E quale sarà questa fantastica sorpresa? Bene, è che la mia voce non sarà l'unica che ascolterete. Io vorrei cantare questa canzone in modo davvero indimenticabile e vorrei invitare sul palco la persona più importante di questa festa, perché canti con me. Victor, vieni a cantare con me? No, no, grazie. No, io non canto. No. Chi l'avrebbe mai detto? Questa puntata è piena di sorprese e tante richieste. Che cosa dici, Oriana? Vuoi dare un incoraggiamento al tuo ospite per farlo cantare con la nostra star Candy? Certo, come no, sarebbe un sogno che diventa realtà. Dai, tesoro, vai. Avanti, non fare il timido, dedicami questa canzone. D'accordo, credo di poterci provare.
Molto bene. A questo punto, cantate per lei la sua canzone preferita. Tranquillo, ok? Tutto andrà bene. Ma guarda, li sono proprio carini insieme. Oh sì, mi ricordano i due innamorati della radionovela sì. Quando coronano il loro sogno e vanno a galoppo sul cavallo. Che te ne pare, capitano? Quel traditore zitto zitto ha incantato sia Oriana che Cardi. Ah, per me può spassarsela con chi vuole. L'importante è che stia alla larga da Cheryl. Lei è l'unica ragazza di cui davvero mi importa. Bene, è arrivato il momento, no? Buona fortuna, amore mio. Victor, io devo parlare con te, è troppo importante. Adesso, Candy, no, è impossibile, dobbiamo cominciare a cantare, forza. Ma è una cosa che riguarda me, non posso aspettare. Candy, già te l'ho detto, il passato non mi importa. Quello che conta è che sono innamorato di te e sono sicuro che sarà per sempre. Imposible de olvidar aquellas cartas que leí junto al mar. La estrella fugaz que se me perdió. No sé por qué hoy volvió. Hoy me di cuenta que perdí, que se fue el tiempo y nunca te conocí. Al verte otra vez tan cerca de mí, no sé muy bien qué sentí. Fue inmenso aquel tiempo que estuve sin ti. Yo vine a decirte que ya estoy aquí. Ese amor de nosotros lo voy a alcanzar. Quiero volver a empezar. Hoy quiero volver a empezar. Volver a empezar.
amica mia, guardali! Si vede lontano un miglio che si vogliono un mondo di bene! Oh sì, certo! Per me se la possono spassare quanto vogliono, tanto durerà poco. Tra non molto questo cambierai per sempre! Grazie mille. Grazie. Questo poveraccio mi sta rubando la scena. E con Candy. Grazie. Oh, bravissimi ragazzi. Un applauso solo per voi. E per continuare con le sorprese della serata, vorrei raccontarvi un po' dei nostri Victor e Candy. Si può sapere che cosa sta facendo Oriana? Non ne ho la più pallida idea. Scommetto che anche voi vi sarete accorti da come si guardano che i due piccioncini sono davvero innamorati. Ma quello che Victor non sa ancora è che Candy lo ha ingannato per tutto questo tempo. Oriana, che fai? Di cosa stai parlando? Volete sapere anche voi qual è il segreto di Candy? Oriana, a quale segreto ti stai riferendo? Candy, qualcosa non va. Volete saperlo? Molto volentieri, ve lo dico subito. Il segreto di Candy è che non esiste. Ecco, vi presento Cheryl, la prima pompon delle regine. Una bugiarda, Victor, che non ti vuole per tutto questo tempo. Ha preso in giro te e noi, ovviamente. Come potrete notare sulla televisione nazionale. Vero, falsona? Cheryl, sei sempre stata tu. Victor, non so cosa dire. Candy e Cheryl sono la stessa persona. No, non può essere. L'ho sempre avuta davanti e non ho mai sospettato una cosa del genere. Oh, santo cielo, non ci voleva. Che tragedia. Hanno scoperto tutto quanto. Ecco perché era così strana. Ma mi deve una spiegazione. E si è scavata la fossa con le sue mani perché Victor non la perdonerà mai, nemmeno se si inginocchiasse. Avrete di certo apprezzato la sorpresa della serata. Candy è un'imbrogliona. Il suo unico scopo era prendersi in gioco di tutti noi. Purtroppo anche di te, Victor. Oh, Hendrik, tutto questo è un disastro. E ora che si fa? Mi tocca sistemare tutto come sempre. Camera su Hendrik! Camera su Hendrik! Proprio come vi dicevo, questa puntata ci avrebbe regalato tante sorprese. Ma ora è arrivato il momento di salutarci. Ascolta, Victor, per favore, lasciami spiegare. Victor, ti prego. Spiegare cosa? Non ce n'è bisogno. Per me è tutto fin troppo chiaro. No. Non solo mi hai trattato come uno stupido quando sono tornato, hai anche inventato tutto questo per umiliarmi. No, 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 no. Non voglio sentire niente. Non andartene! Victor, ti prego, aspettami! Addio per sempre, Candy. O Cheryl, o come diavolo ti chiami. Sono sicura che dopo tutto quello che è successo, Victor non vorrà vederti neanche in cartolina. Sinceramente, Oriana è diventata il mio idolo. Grazie a una sola mossa si è tenuta Victor e ha fatto fuori Cheryl. Di meglio non poteva fare. Avete visto che faccia aveva? Quella poveretta non sapeva se svenire o andarsene di corsa. Dobbiamo festeggiare. Questo è il trionfo delle duchesse e la sconfitta definitiva delle regine. Duchesse! Che imbrogliona. Lo trovo inaccettabile. Quella ragazzina ci ha preso in giro per tutto questo tempo. Candy ci ha ingannate. Tesoruccio mio, no. Candy nemmeno esiste. Oh, accidenti. Sapevo che lasciare le audizioni aperte a tutti ci avrebbe portato a questo. D'accordo, però bisogna ammettere che a parte tutto ha moltissimo talento. Talento? Oh, talento ne ha mia figlia, che era già una stella ancora prima di nascere. Quella ragazza non è altro che una eccellente bugiarda, ecco. In questo è una vera professionista. E io che pensavo che Candy fosse mia amica, l'unica che avevo. Vedi, tutti mi ingannano. Susanna, questa ragazza ha dei problemi, eh. È estremamente sensibile. Non si preoccupi, signora. Dopo vado a parlarle. Sarà rimasta molto male per la questione di Candy. Sì, immagino. Meno male che la mia Oriana ha scoperto il suo gioco in tempo, prima che fosse troppo tardi. Beh, quindi che intende fare ora?
Qualcosa che avrei dovuto fare già da tanto tempo. Ah, sì? E che cosa? Assumere il controllo definitivo e assoluto dello show di Hendrik. E non tornerò sui miei passi. Queste cose succedono solo a me. Fermati, ti prego, aspettami. Credimi, ho provato tante volte a dirtelo, ma tu non mi hai mai lasciato parlare. Dai, Cheryl, per favore smettila di mentirmi. Quello che hai fatto non ha nessuna scusante. È stato umiliante, davvero. Sì, lo so, ma l'ho fatto senza volere. Non immaginavo che sarebbe andata così. Ascoltami, per favore, ti prego, Victor. Mi dispiace, è che non posso credere che tu abbia preso in giro non solo me, ma anche tutta la gente. Però tu non mi hai mai dato modo di spiegarti. Ti prego, ascoltami ora. Ho fatto tutto questo per te, solo perché... Avanti, sentiamo. Per farmi fare la figura dello stupido, vero? Non ho voglia di ascoltare altro. E che sia ben chiaro. Questo giochetto non te lo perdonerò mai. Cheryl, succedono più cose a lei che a tutte le reginette del mondo. Tutta colpa di Oriana, si dà troppe arie ai capelli di plastica, è un insensibile. Sì, come si fa a rovinare così una carriera artistica, un futuro fidanzamento e un'immagine tutto allo stesso tempo? Cosa starà facendo la nostra amica? Non lo so, probabilmente starà parlando con Victor per spiegargli tutto. Ma secondo te la perdonerà? Certo, sappi che nessun ragazzo innamorato si permetterebbe mai di perdere così l'amore della sua vita. Signori! Sono loro le intruse. Cosa siamo? Intruse, cara. Proprio così, poveracce. Adesso che ho smascherato la vostra amichetta, la vostra presenza non è gradita in questa televisione e nessuno vi salverà questa volta. Portatele via. Non ci credo, mi sembra ancora impossibile. Candy ci ha ingannati tutti. E scusami se te lo dico, ma è molto più falsa di Oriana. Che fai, scusa? Non difendi tua sorella? Ah, qui il mio socio ha tutte le ragioni. Quella furbetta si è presa gioco di noi senza ritegno. Per non parlare di Hendrik, sbavava dietro a lei. Gli ha rovinato il programma speciale di oggi. Scommetto che a quest'ora sarà incavolato nero. Zitto, sta arrivando. E capo, stavamo commentando tutto quello che ha fatto Candy oggi nello show. Che umiliazione, non la faremo passare così. Basta, soci, non c'è ragione di arrabbiarsi. Ah, no? No. Sicuramente Candy, o per meglio dire Cheryl, avrà un'ottima spiegazione per tutto questo. Più tardi vado a cercarla e ne parleremo. E tu pensi di parlare con Cheryl dopo quello che è successo? Certo, perché no? Dopo tutta questa grande notizia, ovvero che Candy e la capogruppo delle regine sono la stessa persona, la faccenda si fa più interessante. È lei la ragazza ideale per me. Voglio fare di tutto per conquistarla. Capitano, quella regina è davvero tremenda. Ci ha ingannato tutti. Sì, devo ammettere che hai ragione. È stata furba. È assurdo come Cheryl non smetta mai di sorprendermi. Sì, ma quello che non capisco è come fai tu a non essere arrabbiato. Perché quello che è successo mi conviene e molto. Aspetta, ora capisco ancora meno. Perché ti conviene che Cheryl abbia detto una bugia del genere? È molto semplice. Ora che la mia regina è uscita allo scoperto, quei due manichini, Hendrik e Victor, non vorranno più vederla. E tu sai che cosa significa, Gustavo? Che verrà di corsa tra le tue braccia. Esatto, hai indovinato. Finalmente Cheryl vedrà chi è l'uomo che davvero le conviene. E sono io, Aran, il capo delle tigre. Victor, tu non puoi farmi questo. Io non posso farti questo. E tu invece puoi prendermi in giro per tutto questo tempo. Cheryl, ci siamo baciati. Mi hai dato un bacio, lasciandomi credere che fossi una ragazza che nemmeno esiste. Senti, ti giuro, lo capisco che sei arrabbiato, però non mi hai mai permesso di spiegarti come stanno le cose, Victor. E perché allora non mi hai detto la verità fin dall'inizio? Ho provato a dirtelo mille volte e non me l'ho mai permesso. Purtroppo non è sufficiente, Cheryl. Senti, stavo solo aspettando il momento opportuno per dirti che non mi importa se sono Cheryl o se sono Candy. Volevo soltanto dirti che sono innamorata di te, davvero. Vedi, io adesso non ci credo. Candy, Cheryl o come ti chiami, io non so neanche chi sei veramente. No, aspetta, per favore credimi, Victor. Sai cosa c'è? Questa volta hai oltrepassato il limite, reginetta. È
finita tra noi. Io mi dimenticherò di te. E per favore, fallo anche tu. Addio.